informazioni insufficienti, confuse, talvolta persino discordanti tra loro, positivi lasciati allo sbando e spesso costretti ad autogestirsi. È caos sulle procedure operative da seguire per la gestione dei casi sospetti da Covid-19. Tra i cittadini di Torre del Greco, molte le perplessità emerse sull'organizzazione sanitaria. Emergenza Covid-19 ritiene che i protocolli, le procedure da seguire qualora una persona risultasse positiva o un intero nucleo familiare risultasse positivo siano sufficientemente adeguate, chiare all'utente. Non penso proprio, guarda, perché ci sono stati casi in famiglia che non hanno avuto nessuna... insomma, aiuto, assistenza, niente, zero. Siamo lasciati proprio alla mercé, ci danno solo ordini, solo leggi, però poi non... il succo proprio non c'è. Mio nipote è una settimana, tutta la famiglia, non si è presentato nessuno, ha chiamato ASL, medico di famiglia. Non sempre sono chiari, veramente, infatti sono molto sui social, ma molte persone non usano i social, dovrebbero essere altri organi di informazione a chiarire meglio la situazione. È a conoscenza di famiglie positive, di persone positive che non vengono adeguatamente seguite? È qualcosa che ho letto tramite Facebook, delle famiglie che sono state abbandonate. No, effettivamente no. All'inizio si era molto più severi, adesso il cosiddetto contact tracing non si riesce a fare perché i contatti ne sono molti e quindi le persone sono molto spaesate, non è chiaro. E a conoscenza di famiglie positive che non vengono adeguatamente assistite? Sì, abbastanza, non c'è molto... anche spavento, effettivamente anche i medici, studi medici non riescono ad assistere al meglio i pazienti, la situazione è un po' caotica, devo dire la verità. Quindi talvolta lei mi sta dicendo che anche i medici di base abbandonano i pazienti? Ma difatti è come se fossero costretti, perché ci troviamo in un periodo dove i medici devono fare impegnative, vaccini, devono visitare i malati che sono anche di situazioni pregresse, ma la maggior parte sono anziani, quindi poverini, mi metto anche nei loro panni, sono oberati di lavoro. Le persone colpite dal Covid-19 vengono assistite in maniera adeguata, secondo lei? Sinceramente questo non lo so, perché a noi per fortuna non è capitato di avere casi in famiglia. Quindi non le saprei dire in questo senso. Grazie. Emergenza Covid-19 ritiene che i protocolli, le procedure da seguire qualora una persona risultasse positiva al Covid siano sufficienti, siano chiare all'utente? No, sono assolutamente non chiare all'utente, perché noi ci troviamo in una condizione in cui non riusciamo, per esempio la Germania riesce a fare il tampone in circa 12 ore. Noi ci troviamo con utenti, con persone di cui c'è possibilità che abbiano il Covid o meno, di cui non sanno cosa fare, tant'è vero che è scandalosa anche la situazione che una persona di cui si sospetta abbia Covid e quindi deve fare obbligatoriamente il tampone presso l'ASL, deve andare presso lui stesso, medesimo, spostarsi, quindi deve scegliere. Se abita in un condominio deve uscire dal condominio, usare l'ascensore, mettersi in macchina, camminare tra la gente, parcheggiare, scendere ed andare poi a fare il tampone. Non è proprio una cosa fatta bene bene, perché teoricamente dovrebbero essere in isolamento queste persone, perché possono farsi male loro stessi, perché comunque in quel caso potrebbero o hanno una condizione immunitaria precaria, e poi c'è il rischio di aumentare ancora di più i focolai. Tant'è vero che noi ci troviamo anche in una situazione in cui c'è l'influenza stagionale, quindi questa cosa ha fatto aumentare anche le richieste di tamponi, perché noi viviamo in un periodo in cui viene mal di testa, ci sentiamo febbricitanti, abbiamo un po' di catarro, pensiamo di avere tutto il Covid, e questa cosa ha portato ancora di più le persone a fare i tamponi. Ovviamente la regione, in questo caso ci troviamo in regione Campania, quindi parliamo di regione Campania, provincia di Napoli, non riescono a stare proprio dietro a tutte queste richieste. Un po' perché sono impreparati, un po' perché le richieste sono tante, un po' perché il personale è sottodimensionato, perché noi viviamo anche in un'epoca in cui il personale è molto sottodimensionato. Quindi alla fine questa è la situazione, questa viviamo. Siamo in zona gialla, a scapito di chiunque altra regione avesse detto che noi dovevamo stare in zona rossa, ma siamo in zona gialla. Questo perché si è valutato l'RT, che è l'indice
di circolazione del virus, perché abbiamo province felici come Benevento, che è chiaramente una provincia verde, e abbiamo province rosse, che è quella di Marcianise, quindi le province di Caserta. E quindi questo algoritmo, questo logaritmo ci ha fatto stare nella cosiddetta zona gialla, però non significa che noi potremmo entrare in zona rossa da un momento all'altro, quindi dobbiamo mantenere comunque una certa attenzione. Quello che purtroppo nei cittadini non è che vedo tanto.